È in corso in questi giorni il TTG Travel Experience, il marketplace italiano, leader della contrattazione dell'offerta e della domanda turistica. Appuntamento che alla Fiera di Rimini chiama a raccolta migliaia di operatori del business turistico da tutto il mondo. In fiera 3.000 imprese con le loro proposte nei vari settori, con 130 destinazioni internazionali e l'offerta regionale italiana interamente rappresentata, con la Campania in prima linea presente sia con lo stand istituzionale che con le varie mete più gettonate, come Ischia, la Costiera Amalfitana ed il Cilento, sempre in continua crescita. Tra le aziende presenti, di fianco a colossi come Expedia, la nuova realtà del turismo italiano, la Fruit Viaggi, con sede ad Aversa, ma nata tra Giugliano e Villaricca, che da 15 anni a questa parte ha avuto una crescita esponenziale. Ad oggi si presenta infatti come leader del settore, come ci spiega Cristian Gabriele. Sicuramente lo scenario di Rimini del TTG attualmente è il più grosso palcoscenico per le aziende che si affacciano sul mercato turistico. Noi lo presidiamo ormai da 13 anni, la nostra azienda è cresciuta molto negli ultimi 3 anni, in particolar modo con l'acquisizione e la gestione di strutture alberghiere che ora fanno parte del nostro portafoglio. Una crescita resa ancora più palpabile dalla trasformazione in SPA dell'azienda, guidata dalla nascita da Cesare Landi. La scelta della SPA è dovuta principalmente ad un costante processo di patrimonializzazione che l'azienda ha dovuto affrontare grazie agli incrementi di fatturato ricevuti negli ultimi anni. Un esempio di come anche dalla Campania possono partire storie di successo. Questo è infatti il consiglio di Landi ai giovani che vogliono mettersi in gioco. Giovani, innanzitutto di prepararsi adeguatamente con una buona base, insomma, culturale e poi essere sempre umili. Questo è il segreto, rimanere sempre con i piedi a terra e guardare sempre all'obiettivo che si è prefissato.